bilancio della settimana di ritiro? Domani lo vediamo. Abbiamo lavorato, da certi punti di vista abbiamo anche fatto, io lavorare una settimana su un campo in erba è buono perché qua ci mancava. I primi giorni ha piovuto, poi dopo abbiamo trovato meglio, però logico che il ritiro a fine è tutto in virtù di quello che faremo domani, se no possiamo dire bene, male, tutto il resto, conta domani e basta. Condizioni della squadra. C'è Zampa che ha preso una botta il penultimo giorno, non è convocato e gli altri sono tutti quanti convocati, mi sembra, sono Sì, giusto. a parte Vabbè, sì, a Montelone. parte Montelone e Loporto che E Valiant. è Valiant squalificato. Quindi rientrano Grossi e Troglia Nero, Sì, questo punto A per il sì, quadro. sì, sì. Quindi è importante che abbia recuperato soprattutto Coppola, mi sembra. In che condizioni è? Beh, ha detto che sta bene, ha avuto questo attacco influenzale, però insomma ha avuto inizio settimana, quindi oggi si è allenato bene, ieri anche, dovrebbe star Si è parlato molto di un cambio di modulo, mister. Con quali fondamenti? Cioè, bene. Non lo prove so, tattiche? dovete dirlo voi. Giochi da solo. No, ma non voglio fare pretattica, no, non c'è nessun cambio. Poi no. No, perché poi tra l'altro, guardando un po' Gaudiri, no? Il suo Sì. credo tattico, si pensa sempre, sì, magari squadra offensiva, quindi però per questo si presta anche a lasciare spazi, così dicono i grandi tecnici, i grandi intenditori, no? Sarà così secondo lei? Oppure non so. Al di là di quelle che sono le idee che un allenatore può avere, credo dipenda molto anche dagli interpreti. E poi bisogna vedere se questi tipi di interpreti hanno certe caratteristiche o altre. Io domani penso che sia difficile far calcoli su quel che potremmo trovare. Si conoscono i giocatori, si conoscono le idee del tecnico e da là trai degli indizi, però poi devi essere bravi sul campo a leggerla e a trovare le risposte. Penso che alla fine sia una gara dove motivazioni siano forti per entrambe le squadre. Loro hanno le motivazioni del cambio tecnico e noi abbiamo quelle di venire da 3 sconfitte e l'ultima delle quali è un derby. Quindi a dire tutto quanto non sarà solo importante quello che farà l'altro, ma quello che faremo anche noi. Lui pronuncerà in condizione, un Furlan in condizione, non so poi altre scelte eventuali che fa lei, considera che lo stesso Belloni, gente rapida, veloce negli spazi, magari così, un APC della tattica ipotetica, potremmo andare un Beh, la pochino squadra oltre. nostra è quella. Bisogna sempre farla la partita, non è facile. Credo che ci sia sempre prima della gara, di essere molto sull'allerta, sapendo che le nostre caratteristiche sono quelle. Io infatti, quando in uno dei discorsi che ho fatto ai ragazzi in questi giorni è che sicuramente c'è tanto da migliorare, però se uno va in ritiro e pensa a un aspetto che è proprio lacunoso nostro, onestamente non vorrei essere superficiale, ma non mi sembra che ci sia, in tutte e due le fasi. Quello che deve essere servito questa settimana è un pochino anche a liberare la mente da tante cose e a trasformare appunto, il fatto che le cose non vanno come vorremmo in motivazioni ancora di più sul campo. Ricapitolando, in difesa Janze terzino Sì. sinistro, come abbiamo visto nella parte finale del derby. Sì. Al centro Gonzalez come sta? Abbastanza bene. Antenadia c'è, per forza Santa Croce. Sì, però Gonzalez dovrebbe Con essere a posto. Janze terzino sinistro si libera un posto sulla tre Davanti. quarti di Dove campo. gioca Bellone? Come mai? Ah, perché la scelta di Belloni non è mai stata in maniera assolutamente no. Mettiamo ancora la qualità in una partita che secondo me appunto dobbiamo anche giocare per far male, non che le altre volte non lo facciamo, però insomma perché si è allenato bene, perché secondo me è una chance che si merita. Vedendo l'allenamento l'altro ieri, mercoledì era, sì, mercoledì, proprio su Belloni, Sì. Sì. ci sono state due o tre circostanze in cui ha fatto dei ripiegamenti difensivi, in cui si è guadagnato anche il bravo di Mazzoni.
Credo sta a significare che sul piano tattico e nell'interpretazione del ruolo è migliorato il ragazzo? No, no, anche prima l'ha fatto sempre, però con le sue caratteristiche, non è che prima non abbia mai difeso. Magari quando ci sono state fatte scelte diverse si guarda anche caratteristiche fisiche, equilibri, metto dentro tutto, palle native, che dove siamo magari non siamo tanto alti, si può mettere tante volte nelle letture, non è che c'è solo una cosa, devi trovare un pochino tante cose, poi dopo non è che una comanda, è l'insieme delle varie letture che porta magari a fare una scelta a volte diversa da un'altra, però come atteggiamento di ripiegamento lui anche l'ha sempre avuto, con le sue caratteristiche. Latina è una squadra che, a differenza di quello che potevano essere Spezia, anche lo stesso Bari e Perugia, tende dietro a farti giocare, per l'appunto diciamo prima, a lasciare spazi, a far giocare, quindi potrebbe essere una chance in più per la soluzione di Cerau centravanti, tipo che con conseguenze tipo Salernitana o tipo Novara. Domani gioca Fabio. Poi dopo penso che tutte le partite che ha fatto ha avuto occasioni, perché anche a Bari, che è entrato un quarto d'ora, ha avuto due occasioni, e anche a Perugia ha avuto le sue occasioni, quindi non è che lui è bravo a prescindere, e credo che la squadra in ogni caso abbia sempre creato qualcosa, a volte con più equilibrio, a volte con meno, ma mediamente sempre con una buona percentuale di opportunità. E quindi alla fine poi dopo le caratteristiche nostre sono un po' quelle, vediamo poi domani tirarle fuori al massimo. No, sembra che contro difese un pochino più chiuse, un po' più fisiche, sembra che quella soluzione lì funzioni meno bene rispetto ad altre cose, non tanto per questioni tecniche quanto per questioni morfologiche, è così. Però credo che una delle migliori difese che abbiamo incontrato ultimamente è stata quella dello Spezia, però occasioni abbiamo avute. Quindi ha segnato anche lui. Quindi non è che non abbiamo mai tirato in porta con lo Spezia, anzi, il discorso di prima, secondo me noi abbiamo una buona identità, a volte riusciamo a tirare fuori meglio, a volte meno, però partendo dal fatto che sappiamo quello che va fatto, la speranza è che domani si faccia bene. Sulla carta uno che potrebbe, diciamo, andare a nozze, un altro con l'ipotetico atteggiamento della squadra di Codire e Falletti, no? L'abilità poi che sotto la sua gestione è cresciuta in modo esponenziale anche a livello tattico, realizzativo. Sensazione, le ultime due o tre giornate, forse partite, cominciano a conoscerlo, oppure sono stati gli avversari che ne hanno ridotto un po' l'azione, diciamo, a livello di concretezza. Ma credo che... Sono sensazioni, mi sono sicuro che mi sbaglio. Sì, no, secondo me può anche essere che forse ha tirato anche un po' il fiato, perché... In ogni caso il suo modo di stare in campo dispendioso, che lui ha delle caratteristiche per farlo, di resistenze importanti, però può anche essere che nell'arco della stagione, forse una delle, la prima stagione che gioca da quando è soprattutto in Italia con una continuità in un campionato di B senza soste, senza, quindi magari un pochino deve anche tirare il fiato, però rimane sempre un giocatore che ha i colpi, che penso anche all'occasione che ha fatto di Fabio il primo tempo è una grande intuizione sua, poi dopo magari non ha, può avere, non fa cose eclatanti come, però anche il secondo tempo ha avuto un altro spunto dove ha tirato in porta e si è creato un'altra mezza occasione lui, quindi insomma non è che sia un giocatore, come sempre nella stagione puoi avere dei momenti di più o meno brillantezza e forse lui nelle ultime partite qualcosina ha pagato da questo punto di vista. Però ci ha abituato bene adesso. Anche quello è vero. Però gli avversari cominciano, allenatori avversari cominciano a conoscerlo, mi sembra che lo stia a testimoniare di pronti via, è subito un intervento valoroso, sì. Però sì, no, certamente, però credo che abbia delle caratteristiche che se sta bene fai fatica a prescindere a prenderlo. Latina ha cambiato allenatore in settimana? Ha avuto modo di dire qualche... No, non lo farei neanche, onestamente, non mi riesce, anche perché poi dopo credo che alla fine ricontinuo a pensare che siamo noi che dobbiamo fare le cose nostre, non perché Latina non abbia qualità, anzi, però rubacchiare informazioni, insomma,
soprattutto in un certo momento della stagione. Sì, qualcosa ti aiuta anche, ma non più di tanto. Come si prepara però una partita sapendo di dover affrontare una squadra che ha cambiato allenatore, quindi sarà all'esordio? Per carità, la Lina giocava 4-3-3 prima, ultimamente continuerà a giocare 4-3-3, quindi il modulo resta quello, però cambierà qualcosa. Come si prepara? Devi dare le alternative di lettura e poi vedere in campo, in base a quel che vedi, di ritirarle fuori quello che magari hai provato. Poi i moduli, ormai iniziamo a incontrarli da tanto, tipo il 4-3-3 abbiamo incontrato un sacco di volte, quindi magari può fare quello che una volta che ha fatto un'altra squadra prima, o cioè sostituzioni che si ripetono, quindi non credo che sia il problema di... Magari l'incognita puoi averla sui pali native, che non hai visto niente, devi stare sveglio, pronto, e ma sono quelle situazioni dove secondo me da una parte e dall'altra hai vantaggi. Loro hanno il vantaggio di magari avere una... di essere messi a disposizione, e quindi magari di essere anche un po' più attenti, però di aver provato da una settimana. Noi sono cose che proviamo da tempo e quindi da certi punti di vista dovremmo farle abbastanza bene. Non ci sarà così 7 gol in stagione, però ci sarà una coppia, Dumitru, mancherà anche Schiattarella, che la linea è quella che arriva a termine. Hanno gamba, hanno qualità, hanno fisicità, è una squadra che è forte. In tutti i reparti, secondo me, che quindi bisogna stare molto attenti. Credo che da parte nostra si tratta sempre di decidere noi qual è l'intensità di gioco che vogliamo dare, non devono essere loro a deciderla, dobbiamo essere noi a spingere e far sì che a gara decidiamo noi come deve andare. Pensa che la squadra possa prendere l'impegno di domani dopo quello che è successo al Curi come una sorta di verifica? Sono sempre verifiche, tutti i giorni sono verifiche e tutti i giorni devi un pochino resettare e fare l'analisi più corretta possibile, facendo sì che ogni cosa abbia un perché. Ed è a partita del derby. L'analisi deve essere un'analisi completa, dove ci sono le cose che non dobbiamo perdere e dove ci sono cose che sicuramente vanno fatte meglio. Certo. A proposito del derby, quella situazione di mancata protezione della lunetta dell'area del rigore quanto l'ha fatta arrabbiare? E da che deriva? Da un errore di mancata concentrazione? Da un, che può essere? Perché là, insomma, è una delle cose direi principali, più elementari che si debbano fare, no? Sì, ci sono stati più errori in quell'azione là, perché a partire dal fatto che chi batte non deve essere libero, perché quella è una rimessa laterale nell'azione di partenza, al fatto che se si parlava di più in area si poteva coprire meglio l'area, al fatto anche un pochino, che non deve essere una scusante, che mancava un giocatore, e lì in quelle situazioni di solito il mediano basso avversario, che è quello che ha fatto gol, pia a mezza punta. Nel momento in cui rimani in 10, a mezza punta non esiste più, perché fai 4-4-1. E quindi tra le altre cose potevamo far meglio. Era un minotto in quella circostanza. Sì, no, era gli errori ci sono stati, ma soprattutto di comunicazione, perché si è andati in due a marcare uno, si è andati a far crossare troppo liberamente chi non doveva crossare. Come ci sono state sicuramente delle situazioni che abbiamo analizzato, ma tante volte quando succedono si analizza gli errori, io voglio che siano loro a farlo, e lo fanno in maniera corretta, ormai corretta, e anche con le giuste motivazioni. Purtroppo è successo, e il grande dispiacere è questo, perché nessuno la voleva sbagliare, è andata così. Classifica alla mano, uno scontro salvezza. Certo, è uno scontro salvezza, con una classifica che ancora ti fa stare qualche punto su, però dove ogni situazione come quello di domani deve essere vissuto come una finale, come il desiderio proprio di uno scontro diretto. Prima ha detto che in settimana ha parlato più volte con la squadra. La squadra invece ha parlato,
nel senso si sono aperti, insomma c'è stato un confronto, non so. Ma poi c'è sempre, perché non cioè, parlato della squadra si parla sempre a prescindere dal risultato, cioè nella settimana che ti vedi, cioè che, e anche loro in ogni caso parlano, non è che non parlano, parlano sempre e sempre in maniera propositiva, poi possono essere d'accordo, possono essere diversi anche come caratteristiche umane, i ragazzi, però l'atteggiamento è sempre il giusto. I giovani come hanno reagito? È chiaro che magari chi ha esperienza, chi ha campionati di Serie A, di Serie B sulle spalle, dopo aver perso un derby, dopo insomma quello che si è visto nel dopo derby, diciamo, la maturità ti porta anche ad assimilare nel migliore dei modi, no? Quello che c'è, e magari anche a buttarlo dietro le spalle. I giovani? Domani vediamo, perché la partita è e la cartina di tornasoli e tutto quanto, perché uno può, a dia di quello che dice o che fa in settimana, poi domani c'è la partita dove magari puoi avere anche delle difficoltà, anche delle legittime ambientali, non, e quindi devi essere bravo a reagire e a pensare solo alla gara e a far bene. E poi come reagiranno non conta appunto come hanno reagito fino ad oggi, conta domani. Posto.